che si sono svolte in questi giorni in TLS. Sì, allora io essendo parte di questa organizzazione, sono un membro di EMBO dall'anno 2000, quindi ho proposto all'organizzazione di portare a Siena e di organizzare un corso pratico che voleva diciamo, insegnare a un gruppo di 25 partecipanti che sono venuti da tutta Europa, non solo dall'Italia, con una facoltà, cioè un numero di professori anche piuttosto elevato, sono venuti in 12, sempre in questo caso direi da tutto il mondo, anche dagli Stati Uniti, per insegnare due nuove tecnologie che stanno rivoluzionando la biologia. Noi in biologia abbiamo sempre guardato al corpo umano come un insieme di organi, di tessuti. Adesso però ci sono delle tecnologie molto avanzate che permettono di guardare dentro il tessuto alle singole cellule che lo compongono. Ora, esaminare le singole cellule, sia per quanto riguarda il loro genoma, ma anche l'espressione del loro genoma, quindi tutte le proteine, tutti i trascritti, ma anche il sequenziamento del DNA della singola cellula, permette di predire molte cose in maniera molto più precisa. Cioè l'eterogeneità dei tessuti è sempre stato un problema. Perché ovviamente avendo tante cellule diverse, quello che si misurava era una media. Invece noi vogliamo adesso riuscire a studiare le singole cellule e a paragonarle con metodi statistici, sia per quanto riguarda l'espressione genica che il contenuto di proteine, in modo da identificare, per esempio, nuovi biomarcatori che ci possano dire con grande anticipo, per esempio, il possibile sviluppo di una malattia. Cioè, se noi potessimo identificare dei marcatori precoci di malattia, partendo da cellule di questi tessuti, potremmo anticipare le terapie. E questo vuol dire prevenzione per la salute dell'uomo, è un grandissimo passo avanti.